Buongiorno a tutti, sono Loredana Petei, sindaco del comune di Imaville e sono qua per darvi il benvenuto in questo magnifico territorio, un territorio ricco di cultura con le nostre trois perles identificate nel magnifico castello che vedete alle mie spalle, che è stato dopo lunghi anni aperto definitivamente nel mese di maggio. Abbiamo il ponte acquedotto del Pondele e la cripta di Saint-Léger. Oltre alla cultura abbiamo il nostro territorio così importante, ricco di tradizioni e di enogastronomia. Con l'apertura del castello abbiamo deciso come amministrazione comunale di investire quest'anno su tutta una serie di eventi proprio per avvicinare le persone al nostro comune. E qua lascerò la parola al mio assessore Daniel Tazzara, che vi dirà quali sono gli eventi programmati per quest'estate. L'estate è iniziata già a giugno con tutta una serie di eventi e adesso che ci avviciniamo al mese di agosto entra nel clou degli appuntamenti. Avremo già nel prossimo weekend 30 e 31 luglio la Favò nel villaggio di Osen per valorizzare quello che è uno dei piatti caratteristici della nostra enogastronomia e della nostra tradizione. Seguirà poi la settimana successiva al Pondel l'inaugurazione dell'esposizione dedicata agli artigiani nella ex scuola del villaggio, insieme ad un concerto del coro Anna Montecervino. Il 20 di agosto, quindi già nella seconda parte del mese, avremo una giornata dedicata alla tradizione e al territorio, la festa del pane nero a Osen, nell'antico forno del villaggio, e Vini in Vigna e Maville, una giornata dedicata a degustazioni, scoperta del territorio e assaggi sia di vini ma non solo nelle nostre vigne. Quindi partiremo dalla parte bassa del paese per arrivare fino alla collina delle Crete, che è uno degli atù del nostro paesaggio, e concluderemo questo mese di agosto, questo mese ricco di eventi, con un altro evento dedicato all'enogastronomia ma anche alla musica e alla cultura, la Imaville Summer Fest, il 26, 27 e 28 agosto nell'area verde del campo sportivo. Ci saranno concerti di gruppi locali, ci sarà animazione, prodotti del territorio e non solo, area giochi per bambini per 3 giorni all'insegna del divertimento e dell'allegria. L'estate di Imaville però non finirà ad agosto, perché a settembre inizieremo con il cinema all'aperto la sera del 2 settembre, il 3 settembre nel pomeriggio un altro evento alla scoperta delle vigne proprio qui nelle granze del castello, per concludere poi a metà settembre con il concerto del gruppo Caronte nell'ambito della rassegna Borghiamo, una rassegna che valorizza le città del vino di cui Imaville fa parte, le città del vino valdostane in particolare. Dicevo dell'esposizione al Pondel, è una delle due esposizioni che ospitiamo in questa estate. L'altra esposizione è quella nell'ex scuola di Osen, dedicata alla storia e alla tradizione di Osen, aperta il sabato e la domenica. Un'estate ricca quindi di appuntamenti e di eventi, per le quali cederei la parola di nuovo al sindaco per l'invito a tutti ad essere presenti a Imaville. Ecco, dopo tutta questa carrellata di eventi che si svilupperanno in questo periodo sul territorio, non mi resta che ringraziare innanzitutto Daniele e tutta la mia giunta per aver lavorato a questo corposo calendario, e naturalmente invitare tutti quelli che vorranno partecipare con noi a questi splendidi eventi. Grazie per tutte le informazioni, le trovate sulla pagina Facebook del Comune e sul sito istituzionale del Comune. Grazie ancora e arrivederci.